Ciao a tutti ragazzi, sono Andrea dello staff Let's Play FIFA, www.letsplayfifa.it, link pagina Facebook in descrizione, e sono qui oggi con la prima review giornaliera, la seconda, che sarà quella di Lama, arriverà nel pomeriggio, e parliamo di Carlos Velaif, il giocatore della Real Sociedad che si è guadagnato questa carta ILF con 4 gol al Celta Vigo, che sono valsi la vittoria per 4-3. Infatti possiamo dare il più 6 in tiro di questa carta ILF, più 1 in velocità, più 2 nel dribbling, più 1 nel colpo di destra, no, scusa, più 3 nel colpo di destra e più 1 in difesa. Questa carta si presenta molto bene con appunto delle belle statistiche e soprattutto andando ad analizzare nelle in-game stats più nello specifico possiamo vedere un 90 in controllo palla, 93 in finalizzazione, 92 in tiri al volo, 90 in accelerazione, 92 in agilità, 87 in velocità scatto. E anche 83 nel posizionamento offensivo. Però, come sempre, andiamo ad analizzare pro e contro di questo giocatore. Partiamo dai pro, perché lui non è una leggenda e quindi si parte dai pro, mentre nelle leggende Munoz parte dai contro. Vabbè, a parte questa cagata qui, i pro notevoli sono sicuramente, per prima cosa, il dribbling. Questo giocatore ha 90 di controllo palla, poi ha 90 di accelerazione che serve nel dribbling, ma soprattutto 92 in agilità, 4 stelle skill e 91 di dribbling puro. E quindi il dribblare con lui è un piacere, poi soprattutto grazie appunto all'agilità e al fatto che è anche veloce, si dribbla veramente bene e si riesce a sfuggire in mille modi agli avversari. Abbiamo accennato alla velocità, soprattutto all'accelerazione, e allora diciamo che nonostante abbia solo sulla carta 87, poi andando in game ha 90 in accelerazione e 87 in velocità scatto, e quindi questo 87 sembra in realtà 88-89, cioè sembra un po' di più in game, soprattutto grazie all'accelerazione e al fatto che lui sia molto agile. Quindi velocità e dribbling sono due bei pollici in su, però l'elemento più importante per un attaccante è ovviamente il tiro. Più 6 dalla versione non in form, soprattutto possiamo vedere un più 11 in finalizzazione, possiamo vedere un più 10 nei long shot e tutto ciò si vede in game, perché questo giocatore quando tira di sinistra è devastante, cioè si può dribblare tutti e poi facilmente entra in area e può sfondare la porta di sinistra, anche se la potenza di tiro non è così elevata, ma non è uno dei suoi conto perché comunque è un valore medio. E comunque diciamo, davanti al portiere di sinistra non sbaglia mai, 93 di finalizzazione è qualcosa di eccezionale. Però ho detto di sinistra e quindi adesso parlo un attimo dei suoi contro, perché i contro più notevoli di questo giocatore sono le due stelle piede debole. Praticamente voi avete una punta ad un piede, cioè il destro vela è praticamente inesistente, e quindi questo mi ha fatto, come direbbe Muniz, un po' storcere il naso, perché non è bello non poter tirare con un piede, non so come spiegare. E anche nei passaggi, che sono un altro pro che adesso vi dirò, si nota che ha due stelle piede debole, quindi brutto bollicione in giù per le due stelle piede debole. E visto che ci siamo, finisco un attimo al volo di parlare dei contro dicendo della forza fisica. Il 73 non è così male, però lo butti giù, cioè è un contro relativo, non è così contro ma è abbastanza un contro, non so come spiegarvelo, cioè non è, ero indeciso se metterlo o no. Alla fine l'ho messo per essere un po' pignolo e perché comunque non è forte fisicamente, vela tutt'altro. Diciamo prima dei passaggi. Quando, sempre quando, la prende il sinistro, questo ragazzo ha un passaggio fenomenale. Sarà perché è nato da ala, ma l'82 in passaggi corti, poi il 75 in cross, che sembra di più, sono due bei valori, cioè soprattutto i passaggi corti appunto mi sono trovato molto bene, non li sbagliava quasi mai e quindi è molto utile per gli 1-2, e quindi un bel pollice in su anche per gli assaggi. L'ultimo però, a sorpresa, anzi il penultimo, è il suo colpo di testa. Mi ha fatto 3 gol di testa, che per quel valore di 67 mediocre sulla carta è molto una sorpresa, e poi lui è anche basso, cioè alto 1,77, però riesce saltando a prenderla sempre. Infatti vedete qua un altro gol di testa, e quindi è stata una sorpresa piacevole e quindi mi è piaciuto. Quindi l'ultimo, veramente l'ultimo pro sono i suoi work rates, alto basso, lui è sempre in posizione e ciò ti permette sia sui contropiedi di fare tante belle cose, cioè lui ci sta sempre,
e sia magari che sui cross è sempre pronto a riceverli. E poi, boh, i Surkritz sono ottimi in conclusione. Quindi, adesso che state vedendo l'ultima clip, dove lui salta qualche bel difensorino avversario e poi la passa. E questa qua ricapitoliamo il top flop. Top, finalizzazione, colpo di testa, long shot, dribbling, passaggio, velocità, flop, giusta di piede debole, forza fisica. Detto questo, io vi saluto e vi lascio gli ultimi video. Bye bye!